Signor Presidente, grazie signor Presidente. Non credo che ci sia molto da aggiungere alle veementi parole del nostro capogruppo alla Camera, l'onorevole Molinari, salvo una sottolineatura. Molinari le ha correttamente ricordato, Presidente Conte, che lei sapeva di essere il Premier di una maggioranza fortemente critica verso gli attuali assetti europei. Aggiungo, Presidente Conte, che anche noi sapevamo quale fosse il suo percorso e sapevamo, come tutti e come ella stessa ha pubblicamente ammesso, che questo percorso era legato al PD. Sapevamo, insomma, che lei era un Premier di garanzia, non del cambiamento, ma della continuità. Un'esigenza complementare a quella del cambiamento è altrettanto nobile se agita lealmente. Personalmente la cosa non mi stupiva né mi preoccupava, non sono entrato in politica per affermare le mie ragioni, per quello ho le sedi scientifiche, ci sono entrato per metterle in discussione. Mi darà atto di aver rispettato la sua sensibilità politica, dichiarando le mie premesse di valore, ma adeguandomi alle sue, in quanto a norma di Costituzione formale, per quella materiale è un po' diversa, lei era il titolare supremo della funzione di indirizzo politico. Mi darà atto di aver cercato di stabilire un dialogo franco e costruttivo. Voglio continuare anche oggi in questo spirito, in un momento in cui parlare di collaborazione fra noi è purtroppo diventato un po' inopportuno, per il semplice motivo che io so di aver fatto quanto lei mi ha chiesto di fare, ma so anche che lei non ha fatto quanto io le ho chiesto, non a titolo personale, ma istituzionale di fare, coinvolgere il Parlamento nel dialogo con l'Europa. Fuori da qui siamo colleghi, facciamo un lavoro per il quale sono necessarie due doti, ambizione e curiosità intellettuale. Lei certamente possiede una di queste doti, supponendo che possegga anche l'altra, mi permetta di darle qualche ragguaglio sull'attuale situazione europea. Mi consenta in tutta umiltà di mettere le mie competenze, che per quanto scarse mi hanno comunque portato qui da eletto, al servizio dell'esigenza da lei giustamente espressa di arrivare preparato ai tavoli europei. L'Unione Europea ha demonizzato a lungo le politiche di bilancio espansive per il semplice fatto che un sistema che si è privato del meccanismo di aggiustamento del cambio aveva necessità di scaricare gli shock esterni, il calo della domanda di altri paesi, sul mercato del lavoro. Dalla svalutazione competitiva siamo passati alla disoccupazione competitiva, necessaria per abbassare i salari e rendere competitivi, cioè, traduco, convenienti in termini di prezzo i beni nazionali. Questo scellerato gioco al ribasso inizialmente ha schiacciato i paesi deboli. Artefice di questo periodo è stato il collega Monti. Questi però erano anche il ramo su cui era seduta la possente e miope Germania. Segato questo ramo, la Germania si confronta oggi con una triste verità. Chi vive esportando beni agli altri muore importando i problemi degli altri. Quando la crescita non è sostenuta dalla domanda interna, da investimenti in infrastrutture, da salari decenti che garantiscano livelli di consumo adeguati, ogni starnuto in Cina o negli Stati Uniti può trasformarsi in un uragano in casa propria, che è poi quello che sta succedendo alla Germania e di ricasco a noi. Tutta la politica economica europea è stata piegata all'esclusivo interesse della potenza egemone, per sottrarla al pantano in cui si è cacciata. Quindi, e questo è il punto politicamente rilevante per noi e per lei, Draghi ha stampato moneta perché faceva e fa comodo alla Germania, non a noi, motivo per il quale trovo un po' fuori luogo, oltre che vagamente iettatorio, il suo processo di canonizzazione ante mortem. Ma la politica monetaria è una corda, puoi usarla per tirare, non per spingere. La liquidità non serve se il cavallo dell'economia non beve. E allora, finalmente, l'Unione Europea cambierà le regole fiscali, per consentire al settore pubblico di fare quegli investimenti che il settore privato non può o non vuole fare. E lo farà perché fa comodo alla Germania, non certo perché soggiogata dalla statura intellettuale che non metto in discussione dell'onorevole Gentiloni. La esorto, signor Presidente, soprattutto ora che è esplicitamente e fieramente Premier di un governo di ex marxisti, a discernere le dinamiche oggettive, la struttura dalla sovrastruttura, perché altrimenti rischia di commettere errori. Chi è del mestiere sa che la decisione di cambiare le regole europee è già stata presa, è dallo scorso settembre, da anche prima che quelli bravi, quelli nel giro dei think tank finanziati da BCE e Unione Europea, lo chiedono sui blog giusti. E noi del mestiere sappiamo che quello che i cagnolini del potere abbaiano dalla loro cuccia, 2 anni dopo ce lo ritroviamo come direttiva europea sul tavolo.
Quindi, da un lato, questo cambiamento di regole di cui si parla non è un gesto di riguardo verso il futuro esecutivo che lei probabilmente presiederà, e dall'altro, va sottolineato, è senz'altro un errore presentarsi col cappello in mano nelle sedi europee a chiedere clemenza sulle regole di bilancio in un momento in cui questa clemenza fa comodo non tanto a noi quanto a loro. Basterebbe aspettare e si eviterebbe, come è purtroppo successo, di essere presi a sportellate con orgogliosa sicurezza dal cancelliere di un paese dove molte banche sono fallite in disordine e senza speranza, l'Austria. E poi, signor Presidente, vorrei richiamarla al fatto che la sua dichiarazione di voler essere l'avvocato difensore del popolo italiano, che suscitò l'entusiasmo di molti e anche il mio, assume oggi un valore del tutto particolare e sarebbe bello se lei la prendesse sul serio. Questo perché nel momento in cui l'Europa ci dice che cambierà le regole, confessa implicitamente che esse erano irrazionali e all'Italia occorrerebbe un buon avvocato che chiedesse all'Unione Europea di rifonderci i danni che ci ha causato imponendoci l'obbedienza a queste regole assurde. Temo invece che continueremo a bearci in un atteggiamento supino e subalterno, sperando che da questa subalternità, da questa ubbidienza a regole che gli altri paesi fanno e disfano a comodo loro, possa venire per noi altro che caos sociale ed economico. Io intravedo in questo, signor Presidente, un limite più profondo di un limite politico. In tutta evidenza qui siamo di fronte a un limite di ordine culturale. Capisco che sia difficile per chi ha seguito un altro percorso disciplinare rendersi conto di quanto insensata sia la governance economica dell'Unione e anche di quanto vecchio sia quello che alcuni retori della sinistra chiamano il neoliberismo. Gli storici sanno, perché è agli atti, che la parola austerità venne inserita nel lessico dell'economia da un ministro di Mussolini, da Stefani. E vorrei ricordare che tutte le misure di politica economica che implicitamente o esplicitamente ci propugniamo di adottare, dalla difesa di quota 90 alle privatizzazioni, furono propugnate dal fascismo ieri e oggi sotto la moral suasion dei grandi investitori internazionali. Questa è storia, non è complottismo. Ci sono saggi scientifici di una scienza che come il diritto non si avvale di formule matematiche, ma che è ciò nonostante una scienza. Ma noi la storia, o più esattamente voi la storia, ve la siete dimenticata perché siete fermamente intenzionati a ripeterla. Lavorando con lei mi ero proposto di risolvere, col sostegno intellettuale dei nostri ottimi funzionari, un problema di metodo, quello di coinvolgere il Parlamento, come la legge richiede e come accade in altri paesi nelle trattative con l'Unione. Mi facevo forte del suo impegno a rispettare la centralità del Parlamento, ma evidentemente, con qualche mia sorpresa, a lei il metodo non interessa, interessano solo i risultati e il suo risultato oggi forse lo ha ottenuto. Per questo non posso che farle i miei complimenti e garantirle un'opposizione ferma ma sempre leale e costruttiva. Il nostro gruppo, è superfluo dirlo, voterà contro la fiducia, ma questo non sta a me ribadirlo, come ha votato contro la Camera. C'è però una cosa che vorrei dire ai tanti colleghi in questo momento travagliati, afflitti da un travaglio con la T minuscola ma non per questo meno lancinante. Mi rivolgo in particolare a quei colleghi che, se sono travagliati, è proprio perché più di altri hanno creduto nel cambiamento. Ecco, a quei colleghi che continuo a rispettare e a stimare, vorrei comunicare con serenità, senza credine, ma anche in modo assolutamente netto e fattuale la mia esperienza. E la mia esperienza è che chi crede nel cambiamento non troverà spazio in un governo diretto da un uomo politico intelligente, ambizioso, spregiudicato, che si è dato come missione o ha accettato come missione quella di garantire non il cambiamento, ma la continuità. Quindi, cari colleghi, funzione di garanzia, sottolineo, del tutto legittima, naturalmente. Quindi, cari colleghi con i quali ho avuto e spero di continuare ad avere un rapporto cordiale, pensate bene a quello che state facendo. Auguro a tutti noi, dentro e fuori di qui, una lunga e sana vita biologica. Auguro anche a chi la desidera una lunga vita politica. Quanto sarà lunga la vita politica di alcuni di noi si decide oggi. Gli italiani ci osservano, gli italiani giudicheranno. Viva la democrazia, viva l'Italia! Bravo.